Ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook e anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Andrea Scanzi. È da un po' che con Andrea ci siamo detti facciamoci una chiacchierata in diretta su una serie di tematiche. Andrea è un mio amico, alle volte siamo d'accordo, spesso e volentieri siamo d'accordo, lo saremo senz'altro, immagino, su l'Italia, sulle informazioni d'Italia, sui risultati del governo Meloni. Alle volte siamo in disaccordo, lui crede ancora alla destra e alla sinistra, io molto meno. Lui è del Milan, io sono laziale, anzi, il Milan ci ha anche sconfitto. E poi su che altro? Beh, io amo Djokovic, tu un po' meno, ma insomma abbiamo delle differenti vedute su alcune questioni, ma siamo amici e su tante altre appunto la pensiamo in maniera simile. Tra l'altro io lo ringrazio perché io sto anche promuovendo un monologo che ho scritto su Assange, e che porterò in scena domani e dopodomani a Milano, domani mercoledì 4 e dopodomani giovedì 5 a Milano al Teatro Menotti. È un monologo che ho scritto e è una battaglia alla quale tengo moltissimo, perché come dico spesso la libertà di Assange ha a che fare con la nostra stessa libertà, la libertà di stampa, la libertà di informazione. E a proposito di informazione, Andrea, ti chiedo, dopo un anno di governo Meloni, anche dopo la scomparsa di Berlusconi, che per anni è stato considerato l'uomo che teneva in gabbia una parte, una buona parte dell'informazione in Italia, a che punto sta? Qual è lo stato dell'arte? Come vedi l'informazione in Italia rispetto a tutto quel che accade, le vicende importanti come Assange, la questione palestinese e anche il governo Meloni? E grazie per la tua presenza. Anzitutto grazie a te Alessandro. La risposta è la vedo molto male l'informazione e poi lo articolo meglio questo concetto con velocità. Prima voglio dire due o tre cose su di te, sul nostro rapporto velocemente. Mi allineo a quello che hai detto. La prima, a quelli, ai tanti che ci stanno seguendo, andate a vedere Alessandro a teatro. Lo dico anche se non ho ancora visto questo spettacolo che lui fa su Assange, perché io lo conosco Alessandro e ho sempre detto, tu mi sei testimone, che tu eri naturalmente portato per il monologo teatrale, perché tu hai un'ottima dialettica, te l'ho sempre detto, tu devi fare teatro, perché c'hai proprio una comunicativa spontanea e quando una cosa la senti poi riesci a comunicarla. Poi, visto che ti ho fatto un complimento, un grande difetto che ha Alessandro Di Battista è che ancora non ha voluto giocare con me a padel, e questo mi fa profondamente incavolare, perché noi saremmo una grande coppia, tu a sinistra e io a destra, sarebbe perfetto, tra l'altro farebbe anche ridere tu a sinistra e io a destra, sarebbe un ulteriore motivo di divertimento. E quando tu hai citato le cose su cui siamo diversi, poche, quella su cui forse ci siamo più divisi, e ne potremo anche parlare nella nostra chiacchierata, è sulla liceità o meno dell'accordo tra Movimento 5 Stelle e cosiddetta sinistra, perché forse è stata quella la cosa su cui più ci siamo scontrati, sia su scala regionale che sul Conte 2. Esaurita questa cosa, ma ci tenevo perché mi fa molto piacere parlare con te, lo sai. Velocemente, l'informazione sta male, Alessandro. Non voglio generalizzare perché io e te facciamo parte di un giornale, secondo me, meraviglioso e nobile, che è il Fatto Quotidiano e che dovrebbe anche ringraziare tanti colleghi. Perché è chiaro che se molte testate giornalistiche, se molti tromboni dell'informazione non danno le notizie, noi facciamo la figura ancora più figa di quanto in realtà già non siamo, più o meno fighi. Io ti confesso che una delle cose che mi piaceva di più, prima ancora del Movimento 5 Stelle, degli amici di Beppe Grillo, il meetup di Beppe Grillo, fu la battaglia che Beppe fece sin dai tempi in cui faceva teatro, Palazzetti, Controinformazione, negli anni zero, a cavallo tra gli anni 90 e gli anni zero, poi il 2005 con il blog, perché lui insisteva molto su questo aspetto. Diceva: non può esserci democrazia fino in fondo se non c'è un'informazione libera. E io trovo che, per esempio, il Vaffa Day 1, quello famoso di Bologna dell'8 settembre 2007, ebbe questo grande merito, tra i vari meriti che ebbe. Non è cambiato niente, o è cambiato poco. Ci sono delle voci libere, il Fatto Quotidiano non c'era nel 2007, 2 anni dopo è nato. Ci sono sicuramente delle voci libere nell'informazione in televisione, in radio, sui social. Non voglio star qui a dire con te non c'è nessuno. Ci sono e come dei giornalisti bravi. Però se io penso in generale al macro fenomeno del giornalismo, la situazione secondo me è molto triste. Lo è stata in maniera devastante con Berlusconi, che ha fatto più danni della grandine. Berlusconi se n'è andato, il berlusconismo se ne andrà tra decenni, se se ne andrà. Ma i problemi ci sono stati con tutti i governi. Io mi ricordo con Renzi un atteggiamento sussiegoso, te lo ricordi anche tu, quando noi facemmo la battaglia per il no, per il referendum del 4 dicembre 2016, ti massacrarono, mi massacrarono, c'era gente che non voleva che andassimo in televisione, per dire che votavamo no dovevamo trovare dei pertugi televisivi, quindi è stato devastante. Con Monti per carità, con Draghi per carità. Con Conte c'è stata più criticità perché i 5 Stelle stavano antipatici, con la Meloni secondo me non è cambiato nulla, anzi. Al netto di alcuni casi,
Io trovo che anche coloro che paventavano il rischio del fascismo, il rischio della tragedia, sono quasi tutti saliti sul carro della Meloni o comunque sono diventati molto più mansueti. E in realtà se uno volesse fare controinformazione, ma anche solo informazione, e se uno volesse fare opposizione, troverebbe delle praterie, perché questo è un governo disastroso. Questo è un governo che fa cavolate una dopo l'altra, non ne indovina una. Mi è capitato, e poi mi fermo e vorrei sentire il tuo parere, mi è capitato, l'avrei visto forse quel video, qualche settimana fa avevamo ospite Bocchino ad Accordi e Disaccordi. Diciamo con Bocchino io sono in accordo una volta su 10 milioni. A un certo punto lui in maniera provocatoria, parlando con Marco Travaglio, ha detto l'opposizione in Italia non c'è. Paradossalmente i leader dell'opposizione, quelli veri in Italia, non sono i politici, ma sono, e ha citato, Travaglio, Scanzi, Floris, Formigli, Gruber e forse me ne dimentico un altro. Ora, al netto del nome qua, nome là, poteva citare anche te, il fatto che, pur in maniera provocatoria, uno come Bocchino, vicinissimo alla Meloni, dica che manca l'opposizione, che forse gli unici leader dell'opposizione sono tre o quattro giornalisti sparuti, secondo me è un altro cortocircuito dell'informazione. A questo punto però ti do la palla, perché tu hai scritto addirittura uno spettacolo intero su un martire dell'informazione, su uno che è in galera da anni per aver fatto il suo lavoro e per averci aperto gli occhi. Poi qualcuno li ha richiusi subito, ma ci ha provato, e quindi vorrei sentire il tuo parere. Sì, tra l'altro nel monologo che ho scritto ci sono delle parti che appunto riguardano la Repubblica Italiana, il rapporto con gli Stati Uniti d'America, con gli ambasciatori, con le multinazionali petrolio, quello che avvenne nel 2011 al Teatro dell'Opera di Roma, quando le alte cariche dello Stato si riunirono per decidere la guerra in Libia e la Meloni era ministro della Repubblica. Ricordo alcune nefandezze anche fatte da alcune persone scomparse, il fatto che siano morte per me non cancella questo le loro nefandezze. Ci tengo tanto perché, a parte io Assange l'ho conosciuto, lo andai a trovare in ambasciata a Londra, dell'ambasciata dell'Ecuador all'inizio della sua prigionia, e poi condividemmo un panel, io ero a Quito in Ecuador e lui ovviamente interveniva dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra, e quindi abbiamo, poi conosco la moglie. E a proposito di informazione, Andrea, trovo vergognoso che non sia mai stata invitata in trasmissioni che contano. Cioè, se fosse stata la moglie di un giornalista russo arrestato in Russia per aver raccontato delle schifezze del Cremlino, l'avrebbero invitata in Rai, le principali televisioni. Invece Fabio Fazio, il quale non nomina mai la questione palestinese, non nomina mai questioni relative al capitalismo finanziario, non l'ha mai voluta invitare. O non l'ha mai invitata. Queste sono delle robe per me indecenti. Perché è vero che ci sono voci libere, magari persone... Io oggi, Andrea, a me non me ne frega niente degli attacchi, filo Putin, guarda con chi sta... Io dico quello che penso sempre, e è vero quello che hai detto. Io collaboro con un giornale, Il Fatto Quotidiano, nella scrittura dei reportage, che è un giornale assolutamente libero. E lo dico perché spesso e volentieri sono stato in disaccordo con Travaglio, anche rispetto alle alleanze tra il Movimento 5 Stelle, il PD, una serie di questioni, o con te. Eppure, grazie al Fatto Quotidiano, sono riuscito ad andare in Russia in un momento in cui nessuno andava, neanche dopo, e raccontare quel paese, raccontare quanto non funzionasse la strategia delle sanzioni o la strategia di più armi in un momento in cui Enrico Letta diceva tempo pochi giorni e l'economia russa sarà al collasso, con le armi vinceremo la guerra, con questo nuovo invio di armi ci sarà uno scatto sufficiente appunto a spingere Putin al tavolo negoziato. Tutte balle che per due anni appunto ci hanno raccontato. Al netto della presenza, ti dicevo, di alcune voci che magari hanno anche, vedi, io all'inizio, ora noi ci conosciamo da 10 anni, la prima volta che venni in una tua trasmissione era, credo, Reputation, e sono passati 10 anni fa. Io non sono la stessa persona di 10 anni fa, ho delle idee, alcune le ho rafforzate, alcune le ho riviste, però senz'altro mi sento più forte mediaticamente, più abituato soprattutto a gestire i momenti di ansia che vengono da grandi attacchi mediatici che poi vengono strutturati e ben organizzati, lo sappiamo bene, i famosi valanghe di merda che ti buttano addosso quando tu sbagli una parola per, diciamo, costringere la pubblica opinione a non comprendere il concetto ma a fossilizzarsi diciamo, e fissarsi su una parola. Oggi ho anche una maturità tale, sono diventato papà, che riesco a gestirle molto meglio, quindi me ne fotto, anzi me ne frego, una volta dissi me ne frego e mi hanno dato del fascista perché ho utilizzato, neanche si può utilizzare il termine verbo fregare, me ne frego, vado avanti per la mia strada e ho questa forza oggi.
tanti ragazzi non ce l'hanno. Ragazzi che entrano in una redazione di un giornale e devono campare pubblicando, scrivono articoli, 5 euro l'uno, e sanno che magari quell'articolo che parla male di Tizio Caio Sempronio, che dice che la strategia occidentale, che la NATO è bella e tutto il resto fa schifo, o che Assange è giusto, che Marcisca è in carcere, è più probabile che vengano pubblicati su determinati giornali. E io li capisco sti ragazzi, perché è più complicato, no? Vogliono magari mettere su famiglia, vogliono fare questo mestiere. Questa è veramente l'attacco alla libertà di stampa. I problemi due principali, se ci pensi, la RAI in mano ai partiti, o meglio al governo, soprattutto dopo la riforma renziana, e la presenza di editori impuri, ovvero imprenditori che possiedono giornali e che li gestiscono per supportare le loro attività commerciali che nulla hanno a che vedere con la libertà di informazione. Questi due macro problemi sono tuttora in piedi, forse si sono aggravati se pensi che un senatore della Lega, prima di Forza Italia, che sia Angelucci, oggi è proprietario del Tempo, di Libero e del Giornale. Cioè, quando io stasera vado da Floris, tra poco, non so se tu andrai a Carta Bianca, quando abbiamo a che fare con degli interlocutori che magari la pensano legittimamente in maniera diversa da me, da te, capita, che però lavorano e scrivono nel giornale Libero e nel Tempo, dobbiamo sempre ricordare che il datore di lavoro di costoro è un senatore della maggioranza, cioè che oltretutto ha enormi interessi nella sanità privata. Si parla oggi di tagli alla sanità pubblica del governo Meloni, ovviamente tutto a vantaggio del privato. Ormai, Andrea, la maggior parte dei cittadini, io pure, se devo fare qualcosa pure alle volte per i miei figli, per sbrigarmi, mi rivolgo al privato. Cioè, alle volte costa pure meno, è un paradosso assurdo, assurdo. Cioè, questo è lo stato dell'Italia ed è un dramma. Perché io ti dico che non ho mai creduto e ho lasciato il movimento, anche perché ovviamente alle europee vanno separati PD e Movimento 5 Stelle, e faranno la campagna elettorale punzecchiandosi reciprocamente. Per prendere i voti lo devi fare, no? Anche perché spesso si dividono un bacino elettorale, no? Ancora di più oggi che il movimento è più visto come parte del centro-sinistra. Però poi stanno insieme in tanti comuni, dove per carità ci saranno pure alle volte delle brave persone. Io non discuto che vi siano brave persone anche nel Partito Democratico, figurati, però ci sono in Basilicata il regno dei Pittella. Cioè, io non voglio avere niente a che fare con il mondo dei Pittella. E ho visto che il movimento ha fatto delle convegni con i Pittella. Cioè, il tema è questo, e per me è importante, perché io credo che il Partito Democratico, per come è stato strutturato, per come ha canalizzato in una strada di establishment una protesta, comunque delle rivendicazioni sociali di quel mondo lì, è stato responsabile, come i grandi sindacati, della distruzione dei diritti sociali, lavorativi, ma peggio forse della destra. Cioè, Andrea, in questo paese, al contrario, l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori l'hanno abolito gli ex comunisti. È questo che io sostengo. E sulla guerra, che per me è la questione principale, che ha a che fare con l'immigrazione, ha a che fare con il carrello della spesa, con l'inflazione e compagnia cantante, la linea della Schlein, perlomeno quella pubblica, poi se lei privatamente la pensa in maniera diversa, non conta niente, contano le prese di posizione pubbliche in politica, è identica alla linea della Meloni. È evidente, no? Cioè, Putin è il male assoluto, la NATO è quella giusta che ci difende, cioè come la Meloni, come Forza Italia. A me questa roba non mi sta bene. Non pronuncio mai la parola Palestina, mai. Cioè, noi abbiamo avuto giustamente, e ti lascio la parola, attenzione, Fazio l'ha invitato, Patrick Zaki, dopo che è stato scarcerato la prima volta, collegamento dall'Egitto, tutta questa sacrosanta attenzione mediatica su un caso vergognoso, e per un mese è stato arrestato un cittadino italo-palestinese, Khaled El Kaisi, a parte qualche articolo sul Manifesto, anche sul Fatto, La Rete, l'Indipendente, forse dei Post Internazionale, il Millimetro, eccetera. Insomma, ma che hai visto in maratone televisive, servizi giornalistici? Un cittadino italo-palestinese, solo perché è palestinese e perché l'hanno arrestato gli israeliani. Questa è la verità. Se fosse stato italo-iraniano arrestato a Teheran, a voglia servizi televisivi. Cioè, questo è lo stato della libertà di informazione in Italia. No, no, assolutamente. Poi sulla Palestina, figurati, tocchi un nervo scoperto, anzi scopertissimo. Tu sai bene che io stimo da morire Roger Waters, è uno dei pochi che ne parla su scala internazionale, e ogni volta che ne parla viene accusato di antisemitismo, di razzismo, di tutto. Tu lo sai bene, perché poi ci sei anche andato in Palestina e hai fatto anche delle cose molto meritorie. Noi, in realtà, più che parlare, perché tanto mi diverte ascoltare, mi diverte chiacchierare con te, io ho delle curiosità su di te, e secondo me ce l'hanno anche molti spettatori tuoi, ma anche miei, magari i tuoi li hai raccontati e i miei no. Quindi ti domando, per esempio, prima dicevi che stasera sarai a Di Martedì, io no, non sarò stasera da... Hai sempre Carta Bianca, ci tornerò la prossima settimana. Ti domando, uno, se
la tua dimensione, diciamo da fuori adesso tu sei percepito, scusa la parola, più come opinionista che non come politico, perché non fai più, o meglio, fai ancora politica ma non sei in Parlamento. Se ti piace questo ruolo, perché diciamo quelli che 4-5 anni fa ti avrebbero votato, ti adoravano, adesso ti vedono soprattutto da fuori. Se quindi vieni percepito come opinionista, come osservatore, ti piace questo ruolo, questa cosa che ti sei creato ormai fissa ogni martedì su... con Giovanni? E a margine, visto che è una critica che hanno fatto a me, hanno fatto anche a Luca Sommi, se un giorno Floris andasse a Rete 4, tu lo seguiresti e quindi accetteresti un contratto con Rete 4, tenendo conto che come me in passato hai pubblicato con Rizzoli e quindi se ti garantivano la libertà con Rizzoli l'hai fatto? Allora, la televisione per me è importante in questo momento perché anche è un lavoro e perché mi consente di avere degli spazi che io utilizzo per piazzare dei temi, banalmente la questione palestinese, Assange o altre questioni sulle quali io entro e sfrutto quel tempo a disposizione per dire determinate cose e successivamente la popolarità, nel senso buono della parola, che viene dalla televisione, io riesco poi a utilizzarla per fare tante altre cose. Per esempio collaboro con un'associazione appunto di che si occupa dei diritti dei palestinesi, vado all'estero a fare determinate missioni e riesco magari anche grazie alla popolarità di fare determinata pubblicità a questa associazione e raccogliere dei fondi con i quali facciamo degli interventi positivi. Oppure riesco anche grazie alla TV a sviluppare questi canali anche social nei quali io credo moltissimo e che riescono appunto a fare, perlomeno sono io che lo dico, è come dire a chiedere all'oste se è buono il vino, fare della controinformazione. Quindi sì, mi piace. Oggi, Andrea, la qualità della mia vita complessivamente è molto molto alta. Faccio le battaglie che prima facevo in Parlamento, continuo a farle. Faccio delle piazze, perché continuo a girare l'Italia nelle piazze da non parlamentare. Lo facevo pure da non candidato, come ricorderai. È vero che tu mi dicesti sempre devi pensare del teatro politico, io ero molto scettico. Poi mi è stato proposta di scrivere qualcosa sulla questione Assange, io me la sono presa, come dire, ho detto tentiamo soltanto su questa questione, perché io ero un po' scettico, Andrea, perché vengo chiaramente a un background diverso dal tuo. Io sono diventato una persona nota grazie al Movimento 5 Stelle e alla mia attività parlamentare. È pure vero che una serie di decisioni che ho preso, per me dei giusti no che ho detto, una serie di scelte che ho fatto, che magari mi hanno fatto passare anni pure un po' d'inferno, in cui mi domandavo hai sbagliato, dovevi accettare. Oggi io vedo i frutti, è come se avessi seminato e oggi raccolgo determinate cose. E ha a che fare tutto questo con il tema della credibilità. Si può credere o si può condividere o meno quello che penso, ovviamente, però credo che la maggior parte delle persone sappia che quel che io dico è quel che penso. E dato che io ci campo anche, nel senso buono della parola, con la credibilità, cioè io scrivo un libro su Assange, oppure faccio dei reportage dall'Amazzonia o dalla Russia, non è che le persone li leggono o comprano un mio libro che sono Hemingway o Kapuscinski, non lo sono. Ma perché dicono, se Di Battista va in Russia, a Vladivostok, e mi racconta questo rapporto tra Russia e Cina, io ci credo perché lui è una persona credibile. E quindi lo leggo, anche se poi non scrivo come Hemingway, no? È evidente. O non faccio, non è che sono Giorgio Albertazzi a teatro, no? Ovviamente, però faccio un monologo in cui, con il quale racconto determinate cose. E quindi magari le persone ci vengono, perché sono stati venduti tanti biglietti. Quindi, per concludere, mi piace molto. È evidente che sento anche una responsabilità, perché mi fermano persone per strada, alcuni mi dicono quando è che torni nel movimento, altre, Andrea, te l'assicuro, la maggior parte mi dicono quando è che fai qualcosa di tuo. Ora, a me, come ben sai, il palazzo non mi manca, e questa è la mia più grande forza e forse anche la debolezza. Ho creato un'associazione culturale, si chiama Schierarsi, vediamo se dovesse crescere nel corso degli anni, perché io poi, come sai, credo nel cittadino che si fa istituzione, in questo io rimango un casaleggiano convinto. Negli anni dovesse crescere, dovesse, diciamo, rafforzarsi dalla base, faremo le valutazioni, però non è una valutazione che faccio oggi. Quindi mi piace molto quello che sto facendo e credo, prima tu citavi Bocchino che diceva c'è opposizione fuori, ma un paese funziona quando c'è opposizione dentro le istituzioni e per me, salvo eccezioni, manca. Cioè il movimento potrebbe fare molto molto di più dal punto di vista dell'opposizione e il PD potrebbe diventare opposizione, ma per me non lo è. Il PD non è, è contiguo su mille questioni, europea, le questioni europee, guerra, eccetera, eccetera. È contiguo a questa maggioranza, banche, parametri europei, capitalismo finanziario, è contiguo.
Però funziona pure un paese, Andrea, se esiste l'opposizione fuori, no? Cioè, ti ricordi il periodo, io ero studente, tu eri più giovane, il periodo dei girotondini, del popolo viola? Cioè, era una bella cosa comunque. E perché c'era quella roba lì? Perché mancava chiaramente l'opposizione all'interno, PDL e PD-L, no? Beppe Gianroberto dicevo. Però per me un paese funziona anche quando ci sono delle voci in dissenso, anche al di fuori dei palazzi. Cioè, io quello che ho sempre pensato, tant'è che non è che sono stato trombato alle elezioni, non mi sono ricandidato io, cioè, questa è storia. Penso che si possa e si debba fare pure politica, attività politica, controinformazione, anche la controinformazione politica, con la P maiuscola, al di fuori delle istituzioni. E riesco a farla oggi, Andrea, in maniera più libera, più libera. No. Temo alle volte che se io diventassi, ti faccio un'ipotesi, parlamentare europeo, ti becchi 15, 16, 18 mila euro al mese, un sacco di soldi. Secondo me si lavora pure in maniera, si può lavorare in maniera molto più imboscata in un certo senso dal Parlamento rispetto al Parlamento italiano. Tanti neanche lì, se domandassi, è vero che pure tanti parlamentari italiani, però se domandassimo ai cittadini chi sono gli europarlamentari, a parte quelli più conosciuti, nessuno sa niente. Oggi sappiamo che europarlamentare Laura Comi di Forza Italia, che è stata condannata per corruzione per 4 anni, un'altra roba, e tutti zitti. Il partito suo dovrebbe subito pretendere le dimissioni, ma questo è un altro discorso. Quindi potrei fare questo, però ho paura che mi potrei spegnere. Cioè, io lo sento ancora questo ardore, capito? Che magari non porterà niente perché continuo a dare capocciate addosso al muro, e il muro è più duro della testa mia. Però lo sento ancora questo ardore, questa voglia di impormi. Ti lascio veramente la parola, ti racconto un piccolo aneddoto. Sai che Floris mi manda, quando io vado in studio, giù in una saletta, diciamo, sperduta, al di là dello studio, da solo, non vuole farmi incontrare con gli altri ospiti. Forse che ha Ragione. paura che mi possa ammorbidire. Sai come Ragione. i galli da combattimento che li tieni separati? Cioè, e secondo me è Ragione. anche saggio dal suo punto di vista, perché lui magari vede in me una persona che combatte per determinate idee e che non vuole che mi... Cioè, che lui pure dal punto di vista suo commerciale, nel senso positivo del termine, una mia omologazione potrebbe essere negativa, no? Cioè, è sano. E quindi mi sposta dall'altra parte. Poi io sono cordiale con tutti, io se incontro Monti, incontro chiunque, che ne so, incontro Parenzo, gli dico sempre viva la Palestina, sempre. Lui lo sa, gli do del sionista, lui ride, scherziamo, però dico quello che penso, che io sono per la libertà del popolo palestinese, stiamo citando spesso la Palestina. Dico le cose, però sono una persona cordiale che saluta tutti Certo, e certo. educata, però quest'ardore io ce l'ho ancora. C'ho paura che rientrando nel palazzo in un determinato modo, no? Come dire, lui può portare ancora qualche voto, quindi lo chiamiamo, che magari arriva pure da indipendente. Questo possa pregiudicare questo ardore che ho. Potrei sedermi e non mi va, ancora non mi va di sedermi. Allora, intanto io sono così d'accordo che te lo dico da almeno 5-6 anni, che una volta fuori dal palazzo avresti vissuto meglio e non saresti cambiato ad una virgola, tu lo sai, che non mi stupisce. Poi un conto è il dispiacere che magari molti spettatori o elettori più ancora hanno nel sapere che non sei più in Parlamento, ma io lo so che la tua vita è migliorata e che non sei cambiato di un'oncia, anzi lo si vede anche in televisione. Quindi mi fa piacere sentirlo dire. Secondo me Giovanni ha ragione, Floris. Questo è un giochino che lui fa con tutti quelli che lui ritiene molto battaglieri e decisivi anche in termini sia di ascolto che di dialettica. Lo faceva un po' anche con me le volte in cui ci andavo e io ti confesso che quando vado a 8:30, 9 volte su 10 io preferisco essere in collegamento, al di là della comodità, magari sono a casa, certo che è più comodo. Però tu lo sai, per quanto tu sia gentile, ovvio, e per quanto tu sia refrattario al cambiamento perché vedi una persona che è gentile, però un po' ti rischia di ammorbidirti. Mi ricordo che era un giochino che faceva spesso Renzi. Renzi, quando aveva i one-to-one, gli scontri televisivi, arrivava sempre prima e cominciava a farti i complimenti. Oh, ma io il fatto lo leggo sempre, il fatto è bellissimo, il giornale è straordinario. Ti ammorbidiva e se non eri furbo, poi tac, ti fregava. A me inizio carriera televisiva, mi è successo, te lo dico Alessandro. Non farò i nomi perché farei i complimenti, ma qualche volpone della politica e del giornalismo mi ha fregato 10-12 anni fa. E infatti sto molto più lontano. Quando ti ho ascoltato prima, tu hai risposto, parlando dell'associazione Schierarsi, hai detto una cosa che riassumo male, cioè non penso adesso che possa diventare un soggetto pienamente politico, ma neanche lo escludo. Oggi è così, poi vediamo l'evoluzione. È la stessa identica risposta che ha dato venerdì scorso, ospite di 8:30, Michele Santoro, quando ha presentato il suo evento che c'è stato 2 giorni fa,
credo il Teatro Ghione a Roma. E io sai che, perché ne abbiamo parlato prima di cominciare questa chiacchierata, ci ho fatto anche un video elencando pregi e difetti di Michele Santoro, che diciamo conosco benino da una quindicina d'anni. Sono in qualche modo sovrapponibili il percorso futuro di Michele e il tuo, perché tu hai parlato di opposizione esterna e extraparlamentare, che era una cosa che si diceva anche negli anni 70. Tutto sommato potrei dire, Di Battista è in qualche modo molto critico con la NATO, dice che Putin è il male, ma pure l'Ucraina ha le sue colpe, che la realtà è più complessa, è per la pace, è per la Palestina, sono le stesse cose che potrei dire di Santoro, poi avete tante divergenze. Si possono sovrapporre? Ti ha chiesto di far parte del suo percorso? Sono due rette parallele? No, io immagino che lui, poi non ho assistito, non ho visto perché stavo facendo appunto un evento a Palermo, lui sostanzialmente abbia dichiarato che presenterà una lista per le europee, quindi lui ha già deciso di fare legittimamente quel percorso. Sì, io non l'ho proprio detto chiaramente, ma ha detto che sarà molto probabile, abbastanza. Secondo me, per come vedo io la cosa, per come ho letto un po' di questioni, magari conosco alcune persone che girano un po' nell'orbita di Santoro, per me alle prossime elezioni europee ci sarà la lista di Santoro, lista per la pace alle prossime elezioni europee, il cittadino non è che candidarsi è un'onta, una colpa, per l'amor di Dio. Io credo maggiormente in generale nei processi e nei progetti che nascono maggiormente dal basso, diciamo negli anni. Considera, a me nessuno mi ha detto vieni a far parte di, magari ci sono state delle persone che mi hanno detto perché non parliamo, non ci avviciniamo, eccetera. Mentre invece prima delle elezioni ultime politiche, alcuni movimenti politici, poi si sono uniti e si sono presentati, mi hanno proprio chiesto di candidarmi con loro. E io ho rifiutato. Non vuoi dire quali? Per esempio io ho avuto un'interlocuzione con De Magistris, che pure pubblicamente, penso che De Magistris faccia pure parte di questa lista di Santoro, credo, E quello che io ho detto privatamente è quello che dico anche pubblicamente. Io non ci credo nei cartelli elettorali nati in 4 e 48 perché si vota. Cioè, non ci credo in questa roba qua. Però è evidente che sono pure una persona in questo particolare, perché non mi sono ricandidato nel momento in cui il movimento era dato al 30% e ha preso il 34%. Per cui, e non sto parlando di De Magistris o altri, esistono persone che si venderebbero la madre pur di stare in Parlamento. Io francamente... No, non so perché non c'ho più mia mamma, ma perché non l'ho mai fatto. Per cui, per me, rientrare nelle istituzioni, cioè richiedere al cittadino un voto per entrare nelle istituzioni, è una cosa così sacra, per me io la vedo così sacra, come toccare il denaro pubblico, che prima di dire, scusate, io vorrei ritornare nelle istituzioni con questo programma, eccetera, c'è bisogno di un lavoro... che culturale, di base, di organizzazione, di strutturazione, enorme, che fino a che non... senza la presenza di questo tipo di lavoro io non ci crederei neanche. Si rischia appunto di leggere figurine che vanno in un Parlamento europeo, in un Parlamento e dopo qualche settimana hanno finito. Mentre invece io credo che un cambiamento nel nostro paese ci sarà, forse è un'utopia, Andrea, non quando metteremo un parlamentare nuovo, ma quando ci sarà un cittadino nuovo. Io la vedo così. Però qui allora me la servi su un piatto d'argento, perché io mi ricordo come fosse ora uno dei nostri incontri, primi incontri, eravamo in taxi insieme, ma veramente alla fine 2013, e tu eri molto entusiasta come adesso, però avevi anche 10 anni, quindi credevi forse nei 5 Stelle ancora di più di quanto magari non ci hai creduto qualche anno dopo, e mi ricordo che tu dicevi no, perché l'obiettivo è quello di cambiare l'Italia, di cambiare gli italiani, e io ti dissi guarda, questo è il grande punto debole del Movimento 5 Stelle, perché voi potete cambiare tutto, ma di sicuro l'italiano non lo cambierete mai. Sei ancora convinto che si possa cambiare il cosiddetto italiano medio o sei diventato più cinico? No, sono più cinico, sono più riflessivo, però penso anche ancora che, come si dice in Russia, Mosca non è stata costruita in 2 giorni. Lo penso. E poi comunque è un dovere tentare di farlo, perché, come dire, è pure un lavoro che portano avanti. Pensa a tutti quelli, mi sto paragonando, pensa a quelli che hanno lottato in epoche monarchiche a favore della Repubblica, quanti intoppi hanno avuto, quante persone sono morte, quante, oh, ora non ce la faremo mai, magari ce l'hanno fatta dopo 60 anni. Cioè, io credo nella democrazia diretta, credo nel fatto che l'unico modo per spingere un parlamentare a votare determinate cose, che magari condivide però a pressioni tali che impongono dei voti contrari, sia la democrazia diretta, la partecipazione del cittadino, il fiato sul collo. Sono cose che penso e ho sempre pensato, per quello Andrea mi iscrissi al Movimento 5 Stelle, e questa è una visione di Gian Roberto soprattutto, no? Anche di Beppe, su cui sono grato a entrambi, quindi credo ancora in questo,
Poi mettici pure il fatto, Andrea, che la qualità della mia vita, come ti dicevo prima in maniera molto sincera, è molto alta oggi, perché faccio un sacco di cose che mi piacciono e anche questo, tutta una serie di lavori che faccio mi consentono di avere magari anche 2 mesi di tempo all'anno per fare documentari dall'estero. Quest'estate sono partito dalle Ande, sono arrivato all'Oceano Atlantico percorrendo il Rio delle Amazzoni da solo per 6.500 chilometri facendo un documentario che ora devo iniziare a montare perché voglio raccontare cosa sta accadendo al polmone del mondo, il problema degli allevamenti di carne intensivi, il problema dei criminali che hanno business nelle miniere di oro illegali, il problema della deforestazione, eccetera. Sono cose che tra l'altro impattano con la nostra vita e ho avuto l'opportunità di fare il lavoro per me più bello del mondo, che appunto scrivere, viaggiare o fare documentari. Soprattutto da solo, perché a me piace fare questa esperienza 2 mesi, 1 mese e mezzo all'anno da solo. Lo scorso anno ho fatto 13.000 chilometri sui treni in Russia, sembro Manuel Fantoni, però è così. E questo, il tipo di vita che sto vivendo adesso mi consente di fare queste battaglie. Cioè, l'anno scorso c'è stato il terremoto drammatico tra Siria del Nord e Turchia, abbiamo raccolto 50.000 euro, siamo partiti, abbiamo portato subito degli aiuti. Io magari ci ho fatto pure dei reportage raccontando la questione della guerra in Siria, altra guerra dimenticata, perché figurati, come adesso quello che sta avvenendo, no? Tra Armenia e Azerbaigian. Cioè, questa roba mi manda i matti, Andrea. Ma scusa, non c'è, ma noi compriamo tramite il TAP, no? Io sono sempre stato contrario, poi magari sbagliai a dire lo chiudiamo in 448, chiesi pure scusa, però sono sempre stato contrario a quel progetto perché l'ho visto, è un progetto geopolitico che contrastava i gasdotti con la Russia, soprattutto lo volevano gli americani questa roba qua, perché l'obiettivo è dividerci dalla Russia. E per me non è conveniente per l'Europa dal punto di vista economico, ora questa è una visione. Però oggi continuiamo a comprare il gas, mentre non compriamo più il gas o meno dalla Russia perché c'è stato invaso, invasore, aggredito, aggressore, però ci sta bene tranquillamente che 100.000 persone stiano fuggendo dalle loro case, l'Azerbaigian ci vende il petrolio, il gas tramite il TAP che lo prende nel Caspio, va bene quella roba lì. Cioè è veramente un'ipocrisia sconvolgente. Nessuno che ha alzato il dito, scusate, ma c'è un aggressore, lì stanno fuggendo 100.000 civili, donne e bambini, che non li inquadrano perché non sono bianchi e con i capelli biondi? Tra l'altro sono pure cristiani gli armeni. Cioè, è incredibile, Salvini ne parlava, zitto. Mo Salvini parla soltanto di S. Lunga. No, perché è patetica sta roba qua, Andrea. È patetica. Un ministro che un tempo voleva andare in Russia, la maglietta di Putin, ora è vice premier. Avesse più detto una parola sulle armi, sulle sanzioni, zitto, zitto, sicura l'orticello delle grandi opere, del ponte sullo stretto, e voglio intitolare a Berlusconi, giustamente, ponte gradito a certi potentati locali e anche ad ambienti contigui alla mafia, giustamente va nominato Ponte Berlusconi. E parla dell'S. Lunga, ma che stato di opposizione è? Io vedo politici che commentano una pubblicità dell'S. Lunga al posto dei fallimenti sul profilo delle sanzioni, la guerra in corso, le guerre nel mondo, la sanità pubblica al collasso. No, stiamo a commentare la pesca di S. Lunga, cioè è veramente una roba patetica. Sì, la pesca dell'S. Lunga, il libro di Vannacci, tutte ste menate qua, lo so, lo so. Culo pure il libro di Vannacci, ma che tanto gli fanno una pubblicità incredibile. Ma che Infatti, me ne frega a me quello di Vannacci? Ma che me ne frega a me la capigliatura di Gianbruno, quello che dice Gian, non la guardo, io la Rete 4 non la guardo. mi toglie una curiosità, quindi mi hai anche detto implicitamente che se Floris andasse su Rete 4 tu non ci saresti andato. Guarda, ti racconto questa cosa che il suo Costanzo Show, un intervento con la mia compagna Sara. E mi hanno proposto un importante gettone e io ho deciso di non prenderlo, ci sono andato perché ho detto le mie cose, però ho deciso di non prenderlo e ho chiesto a Mediaset di dare questa donazione alle vittime del Ponte Morandi. E questo perché io non voglio prendere denari dal mondo berlusconiano, tutto qua. E non perché io. Cioè, il lavoro si paga, nel senso io mica sono contrario a prendere soldi per un lavoro, per l'amor di Dio, però ci sono delle questioni, avendo io avuto in passato e ho un ruolo diverso magari anche dal tuo, avendo fatto il parlamentare della Repubblica, anche la Rai, più di una volta una trasmissione che faceva un TED subito dopo le elezioni del 2018 e poi anche l'anno scorso è successo anche diciamo un talk show un anno e mezzo fa mi ha proposto un contratto con che mi hanno detto che c'era questa possibilità
E io ragionavo, io comunque sono ancora percepito, e mi piace pure questa cosa come figura politica, per me si può fare politica da fuori, non voglio prendere denaro pubblico della RAI, ma non perché c'è qualcosa di male nel prenderlo, non, tu ti è capitato di essere ospite a Carta Bianca in RAI, non c'è niente di male, anzi, fate un lavoro che senza, diciamo, persone che vanno in TV non potrebbero fare trasmissioni, per cui è perché loro, chi fa quella trasmissione ci guadagna giustamente, chi ci va permettendo di farla, di realizzarla, no. Quindi non sto giudicando minimamente, però io ho una posizione un po' diversa, Andrea, perché sono stato parlamentare. È vero, io scrissi per Rizzoli, poi andai a leggere la sentenza dell'Utri sotto casa di Berlusconi. Berlusconi, sai, io ho iniziato a scrivere ho scritto due libri per Rizzoli, che fa parte del gruppo Mondadori, tra l'altro sei tu che hai suggerito a Rizzoli di chiedere a me, quindi li ho scritti anche grazie a te. Quando Berlusconi venne cacciato dal Senato con una votazione, appunto, dopo la condanna per frode fiscale. Quindi in quel momento Berlusconi era, come dire, leggermente fuori, in un certo senso, ancora presidente di Forza Italia, però non era più in Parlamento perché era considerato, come era stato inibito in un certo senso, e cacciato con un voto anche grazie al Movimento 5 Stelle. Poi dopo è ritornato molto, diciamo, dopo anche con il referendum costituzionale, che lui si è battuto per il no, come noi, e poi successivamente è ritornato nelle elezioni, c'era quasi, ci stava per stare la sentenza sulla trattativa Stato-mafia, che comunque ha riguardato anche, in un certo senso, la vita imprenditoriale di Berlusconi e il suo principale collaboratore dell'Utri. Io lì ho fatto un ragionamento e dissi a Rizzoli che, pur essendomi trovato benissimo, ho scritto tutto quello che volevo con Rizzoli, non mi hanno cambiato mai una virgola, io ho detto, per ragioni politiche, non lavorative, per ragioni politiche preferisco chiudere questo contratto, e ho iniziato a scrivere con Paper First. E credo che una persona come me questi ragionamenti li debba fare, pure se magari ci perdi un po' di denari. Sei stato molto chiaro, tra l'altro, sì, da allora scriviamo entrambi per Paper First. Tra l'altro, quando parlavi anche di una minore presenza all'epoca di Berlusconi, mi è venuto in mente anche una delle motivazioni che ha dato Bianca Berlinguer quando ha spiegato di essere andata a Rete4, oltre ai problemi enormi che aveva il Rai, è stato proprio il fatto, ha detto, se ancora fosse stato vivo Silvio Berlusconi, difficilmente ci sarei andato. Mediaset sta cambiando, mi ha cercato il figlio e adesso ritengo, per 3.000 motivi, anche questa una spinta per Ma non è accettare. sbagliato, cioè, è una Certo. motivazione che io comprendo. Poi Bianca Berlinguer è una signora, per cui quello che Sì, dice, non avete... ha bisogno di soldi lei, evidentemente vuole fare così. So che avete anche un ottimo rapporto, almeno che io sappia, quindi vi stimo. Ti faccio due, se vuoi, ti faccio due ultime domande veloci perché tra l'altro, insomma, stiamo andando verso i 40 minuti, ma sono due curiosità che ho e che secondo me hanno in tanti. La prima, tu hai spiegato benissimo la tua idea di democrazia e anche eventualmente di ritorno in politica politicante, perché hai detto serve del tempo, non è che puoi fare la lista delle figurine come potrebbe fare Santoro o come hanno fatto altri, quindi intuisco che questi tempi lunghi difficilmente saranno maggio-giugno 2024, perché diciamo a oggi sembra improbabile che tu possa candidarsi alle europee. Se è così, il cittadino Di Battista è ancora uno che dentro di sé dice: però astenersi è brutto e quindi sai chi votare, o ipotizzi a oggi anche il fatto che non vai a votare perché non dico ti fanno schifo tutti, perché sarebbe qualunquismo, ma non partecipi e non appartieni sino in fondo a nessun progetto. No, no, assolutamente, io vado a votare sempre e valuterò. Quindi dico soltanto che comprendo coloro che da un po' di tempo a questa parte scelgono di non votare. Non li demonizzo, non gli do degli antipolitici, anche perché la maggior parte di loro, magari fino a qualche anno fa, votava. Per cui sono persone che bisognerebbe ascoltare le loro motivazioni, non dire, ah, se non voti vincono gli altri, perché questo è paternalismo osceno e ipocrita. Io Sì. sulle elezioni europee, posto che il Parlamento europeo, ovvero l'unico organo elettivo che fa parte appunto dell'Unione Europea, che opera l'Unione Europea, è l'organo che conta meno in assoluto dal punto di vista politico. Per cui c'è da dire che le elezioni europee sono delle elezioni politiche in cui si gioca anche il voto di consenso, no? Il voto di quello che si chiama voto di opinione. Sono elezioni importanti, però ecco, una battaglia che andrebbe fatta, che un tempo perlomeno facevamo, è quella appunto su tentare di dare corpo e dare contenuti e dare potere al Parlamento europeo, che francamente non ha il potere della Commissione europea, e la Commissione europea di fatto non è un organo elettivo, dato che
tutti si riempiono la bocca di democrazia, ora vogliono il premierato forte o il semi-premierato. Queste per me sono scemenze meloniane, perché hanno la maggioranza per approvare qualsiasi cosa, quindi alle volte danno la colpa all'impianto istituzionale perché non possono ammettere è colpa nostra, come sulla questione dei migranti, no? Che prima è colpa Piantedosi della pubblica opinione troppo permissiva e troppo amante degli immigrati, poi è colpa della Wagner, a Stato Putin, questo l'hanno detto il ministro Crosetto e il ministro Tajani, cioè uno è vicepremier degli esteri, l'altro della difesa, è una bugia, e per me chi mente, se è ministro, si dovrebbe dimettere, e ora pure la Meloni che dà la colpa a questo magistrato, no? Come... e magari si parlerà di questa roba qua, cioè questo è un giudice che ha imposto, diciamo, la liberazione, diciamo in questo modo, di un cittadino su 150.000 sono arrivati, ma che il problema dei bunde e gli sbarchi può essere colpa di un giudice? Però serve, capito, a buttare fuffa addosso i giornali di destra contro un magistrato, quelli di sinistra a favore del magistrato, e non parliamo delle questioni sostanziali. Ti stavo dicendo appunto che le elezioni europee, ma come fai a costruire qualcosa di serio in così poco tempo? Per chi crede nella partecipazione. Quindi magari si può pensare, qualora l'associazione schierarsi dovesse crescere in modo sano e dovesse riempirsi di contenuti e di persone sane, e questo è anche l'obiettivo del lavoro che stiamo facendo culturale, magari penseremo alle prossime elezioni politiche. Io ragiono così. Sì, sì, è chiaro che dovrebbero essere nel 2027, ti dovrebbero dare tempo. Però perdonami, da amico, oltre che da cittadino, diciamo, se uno segue me e mi sente, mi conosce, mi ascolta in televisione, io avrei risposto come te: non ho grande entusiasmo, però vado a votare le prossime europee. Diciamo che intuisce più o meno quale sia il range della mia eventuale votazione. Diciamo, Scanzi, o vota 5 Stelle, o vota Sinistra Radicale, o vota PD Fronte Schlein, insomma il mondo è il cosiddetto campo progressista. E Di Battista che fa? Non ti dico di dirmi esattamente il voto, ma il tuo range qual è? Siamo sempre lì, 5 Stelle, Paragone. Voterò senz'altro la forza politica che prenderà maggiormente posizione contro la guerra. Questo sì. Oggi, però, quindi oggi o sono i 5 Stelle o è fra 2 anni? Sì, nel senso che valuterò nelle prossime settimane anche il programma dal punto di vista del, diciamo, del lavoro, sì, rispetto ai trattati internazionali, rispetto a tutto. Cioè io faccio parte di quei cittadini che ancora prima di votare si legge il programma. Comunque, io faccio. E quindi per me è la campagna elettorale, il vedere chi sono i candidati, vedere qual è il programma, vedere come viene sviluppato un programma e come vengono dette, con che forza, perché io poi la comunicazione politica, Andrea, la conosco. Quindi so perfettamente quando una frase viene detta per citare La vita bella, o quando viene detta per. Lo so perfettamente perché l'ho vissuta questa esperienza. Per cui mi fregano meno. Senz'altro io il Partito Democratico, ecco, ti posso dire in primis coloro che non voterei mai per le elezioni europee, che sono in primis il Partito Democratico e Fratelli d'Italia, sono i due partiti che in primis per quanto riguarda le elezioni europee non voterei mai. La Meloni è diventata europeista in maniera oscena e ha detto sì, si è messo sulle attenti a qualsiasi cosa, pure quando dalla Commissione Europea gli hanno detto no, il post 60 euro no, che... cioè, una cosa minima, ridicola, si ha detto va bene, è tornata indietro, per non parlare dei grandi temi. E il PD è il partito garante del peggiore europeismo. Chiaro. L'ultima domanda è quella forse più banale che ti farebbero anche in televisione, però riavvolgo un attimo il nastro per qualcuno che non lo sa. Tu, oltre ad aver avuto il coraggio nel 2018 di non candidarti, rinunciando come minimo a un ministero grosso come una casa nel Conte 1, sei anche stato molto coraggioso e coerente, perché nel Conte 2 avresti potuto fare un ministro, però il PD e soprattutto Renzi ti dissero però se entra Di Battista entra anche la Boschi, e tu con grande coerenza dicesti piuttosto vado veramente in Uganda, per citare Gaber, e quindi hai detto di no. So che poi anche le ultime elezioni, in tanti non lo so, ma insomma, per esempio anche Conte sarebbe stato molto felice di coinvolgerti, e so che avevi, per dirla come dice lui, un'interlocuzione buona con lui, che non vuol dire pensarla come lui, vuol dire avere un bel rapporto. E so che ti chiamava, ti cercava spesso anche per confrontarsi. Ti domando, vi sentite ancora? Che rapporto c'è tra te e Conte oggi, e che valutazione dai un anno dopo il voto del Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle? Allora, io e Giuseppe Conte non siamo mai stati amici, come sono stato amico di, e lo sono tuttora magari, di Alfonso Bonafede, per intenderci, siamo amici, perché abbiamo vissuto un'esperienza 5 anni insieme. Conte, quando è diventato Presidente del Consiglio, stavo dall'altra parte dell'oceano. Ho sempre detto, a me ha dato
molto fastidio ai cittadini il modo in cui è stato defenestrato, perché è evidente che è stata una manovra di palazzo, e in quel momento io l'ho supportato e dissi anche, quando mi venne chiesto ma se ci fosse un Ponte Ter, stavolta ci staresti? Io dissi sì, e lo dissi anche a lui quando, diciamo, me lo propose, ma dissi anche chiaramente sia a lui che a Di Maio, senza Renzi. E quando ci fu il ritorno di fiamma di Renzi, durato pochi giorni, io scrissi subito pubblicamente, io quello che dico pubblicamente per me legge, dissi, io con i renziani neanche un caffè, figuriamoci se ci condivido il Consiglio dei Ministri. Poi dopo, quell'ipotesi renziana, diciamo, del Conte Terco Renzi non c'è neanche sta, per me non era mai sul tavolo, perché per me il governo Draghi è stato pensato dall'estate precedente con una serie di incontri che ha fatto anche all'epoca Luigi Di Maio, ministro degli esteri, con Draghi stesso, con altri personaggi di establishment. Io ne sono convinto che quando Draghi andò all'incontro di Comunione e Liberazione parlando di debito buono e debito cattivo e tutti bravo, in maniera ridicola, se non hai detto niente. Ti ricordi quel film... Fracchia la belva umana, quando Lino Banfi dice si potrebbe, anzi il tizio l'ha puntato, dice si potrebbe rilasciare un lascia passare, tutti zitti, come quando noi grillini sporchi e cattivi dicevamo una cosa, ma che scemenza, poi arriva Lino Banfi e dice idea trovata, si potrebbe lasciare, bravo, stessa roba con Draghi. Esatto, io sono convinto che in quel momento Draghi già sapeva che sarebbe potuto diventare Presidente del Consiglio, con la promessa, per me questo è stato anche oggetto degli incontri che ha avuto anche con Di Maio al Ministero, con la promessa tu fai il Presidente del Consiglio qualche mese e poi ti facciamo Presidente della Repubblica. È andata così, e se non abbiamo avuto, grazie a Dio, Draghi Presidente della Repubblica, dobbiamo ringraziare soprattutto due persone, Conte e Salvini. Mi dispiace dirlo, ma è così, è vero. Ecco, quindi io di Conte ho apprezzato determinate cose, poi io non credo nella possibilità di cambiare il paese attraverso il centro-sinistra, non credo neanche che sommando i voti del PD e del Movimento 5 Stelle insieme, tali voti, non lo so, cioè, non credo che sommare nel caso del PD e del Movimento 5 Stelle i voti possa accrescere il pacchetto complessivo di voti. Non ci credo, perché io conosco tante persone, se il Movimento 5 Stelle va col PD o va col PD in certe elezioni comunali o regionali non lo vota. Esiste sta roba qua. È certo che è molto complicata la situazione, frammentaria eccetera. Per quanto riguarda la passata questione, diciamo la passata elezioni, è vero che io ci parlai in maniera molto... A me Conte non mi ha mai chiamato dicendo perché non rientri nel Movimento 5 Stelle, perché non ti candidi. Mai, non è mai successo. Mi è stato detto, mi ha fatto delle domande, ma tu che pensi della situazione? Abbiamo parlato per capirci. E io, come dire, ho detto, guarda, io potrei pensare, potrei iniziare a ragionare se ci avessi determinate garanzie rispetto al rapporto con il PD e rispetto ad altre questioni, diciamo, politiche. E lui, in maniera molto sincera, mi ha detto certe garanzie non te le posso dare, e gli ho fatto un in bocca al lupo. È andata così. In più mi ha detto, guarda che ci sono tutta una serie di persone all'interno del Movimento 5 Stelle che non ti apprezzano particolarmente. Cioè, ma perché io, Andrea, io non mi sono, ripeto, candidato col Movimento al 30%, con la possibilità sicura di fare il ministro, ma perché devo rientrare in un momento in cui su determinate cose sono d'accordo, su un'altra meno, e magari i rapporti con alcuni soggetti del Movimento 5 Stelle non sarebbero idilliaci come lo erano anni fa? Chi me lo fa fare? Faccio battaglie da fuori. Questo, certo, è il ragionamento che faccio. Lo senti meno, però, mi sembra di capire, non vi sentite più al telefono. No, ci siamo sentiti, qualche volta ci sentiamo, però non è che ci siamo mai sentiti io e Conte, certo, con regolarità. Capito. Perché ti dicevo, non siamo mai stati amici, nel senso non abbiamo mai condiviso una esperienza insieme, politica, perché lui era Presidente del Consiglio e io ero fuori. Poi, quando io stavo provando a rientrare nella battaglia contro Draghi, come sai, che io sono convinto che anche Conte, benché abbia dato... per me sbagliando l'endorsement alla votazione pro Draghi quando hanno votato tra Movimento 5 Stelle, gli iscritti al Movimento 5 Stelle, fosse contrario, e non solo perché era lui il soggetto della defenestrazione, onestamente, guarda, spezzo una lancia a suo favore, in quel momento che io c'era l'ipotesi di poter rientrare, c'è stato il governo con tutti, cioè per me in quel momento lasciare il Movimento 5 Stelle stava molto naturale, come iscrivermi anni prima. Tu non, certo, puoi dire non governo con nessuno e arrivare a governare contemporaneamente con Salvini, che ti ha buttato giù il governo precedente, con Renzi, con il PD e con Forza Italia, perché il governo Draghi è stato sostenuto da Forza Italia. Questa, certo, roba per me,
Cioè, io gli avevo letto la sentenza dell'Udri sotto casa a Berlusconi, che faccio? Condivido il consiglio di, o lo scranno no, però sto in consiglio di ministri con gente berlusconiana, ma come fai? Cioè, io non sono capace. Molto chiaro, ti lascio il finale, Ale, che abbiamo parlato tanto, mi sa. Sì, abbiamo Grazie. parlato tanto, è stata una bella chiacchiera e niente, Benissimo. Andrea. Ricordo a tutti che domani alle 20, domani mercoledì 4 e giovedì sempre alle 25 a Milano sarò con il monologo Assange, colpirne uno per educarne 100, perché l'obiettivo per me della prigionia di Assange è appunto quello, non soltanto di vendicarsi nei confronti di un uomo che ha avuto il coraggio di raccontare verità inaudite sul complesso militare industriale e finanziario, soprattutto americano, ma è proprio dare un esempio negativo, no? Se l'immagine che do al mondo è che chi si mette contro di me finisce in carcere tutta la vita, marcisce in carcere, al di là dell'estradizione che spero non ci sarà mai, ci potrebbe ancora essere, ma già si è fatto 12 anni di carcere, prima in ambasciata e ora nella Guantanamo inglese, ecco, se chi si mette contro di me fa questa fine, le possibilità di vedere nuovi Assange in futuro, nuove persone coraggiose si ridurranno drasticamente. Questo è il senso. Per questo è opportuno stargli vicino a quest'uomo, informarsi sulla questione, capire quello che sta avvenendo oggi e ricordare tutto quello che sappiamo, grazie a lui, che magari abbiamo dimenticato, no? Perché oggi si dà per scontato, la guerra in Afghanistan, guarda com'è finita, si sa che era una guerra che nulla c'entrava con i diritti umani, tant'è che hanno firmato accordi con i talebani, gli americani, quindi se era il male assoluto il mondo talebano, se c'era lo scontro di civiltà, come c'è stato descritto e ci viene scritto lo scontro di civiltà tra bene e male anche rispetto alla guerra in Ucraina, tu non puoi andare, se c'è uno scontro di civiltà, a firmare accordi con i talebani, e così hanno fatto gli americani. Insomma, abbiamo capito oggi che la guerra in Afghanistan non aveva nulla a che fare con la Sharia, la legge islamica, i diritti umani delle donne, non ne frega niente a questi politici dei diritti di queste disgraziate donne afghane, aveva a che fare con geopolitica e energia. Se oggi sappiamo tante di queste cose è grazie ad Assange e grazie a Wikileaks. Quindi è bene ricordare questo, ripeto, domani, mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre al Teatro Menotti di Milano alle 20 porto in scena questo monologo e speriamo che ci siano tante persone. In bocca al lupo, Ale, grazie della chiacchierata e buona Grazie fortuna. a te. Ciao, Ale. Ciao a tutti.